Strange Sail Explorer of the Course Island. Sembrava un po' la sigla di Spongy, invece è Stranded Sail Explorer of the Course Island. Hanno scritto tutto in italiano tranne il titolo. Ciao ragazzi, Marco Drums Games, parte 3 di questo gioco fichissimo. Allora, devo parlare con Fitz. E Fitz è lì. Andiamo a parlare con Fitz. Ciao Fitz. Ciao, ho riportato la canna da pesca. Non informo con tempo, ma sembra che possa fare il suo lavoro. Oh, stai calmo, che ho fatto un lavoro della Madonna, metto la posta. La mia capanna. Ecco il progetto. Dove... Ok. No, fammi vedere. Come la produco? Ci vuole la corda. Io volevo sapere come produco la corda. Vabbè, non si può sapere. Tra l'altro il gioco mi ha fatto partire con vita zero, eh? Grande, 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 grandissimo. Allora, per vita bisogna dormire o mangiare. Adesso andiamo a dormire, tra parentesi è di giorno, quindi. Ok, bravissimo. Andiamo a pescare, bella lì, speriamo che non sia notte. No, è giorno, fico figata. Allora, facciamo una bella cosa. Ah no, non ce l'abbiamo la canna da pesca. Bisogna andare nella banchina. No, c'erano dei punti, eccolo qua. Dov'è la canna da pesca? Jim B. Non c'è la canna da pesca. Vabbè, costruiamo la casa sto scemo, insomma. Ok. Catturato, prendi la canna da pesca. Eccolo qua. Ok, avere fretta, se c'è solo lì, forse arriverai. Ok. Oh, nuova decorazione, perfetta. E c'è lui che... Letto grande. Fammi vedere se ce l'abbiamo il letto grande. Che magari poi alla fine ce l'abbiamo, eh. Decorazione. Oh, ma cosa c'è? Non abbiamo la corda. Vabbè amico, io te lo volevo fare, purtroppo non abbiamo la corda, però abbiamo la maca per il nostro amico. Ok. Amico mio, sì, è veramente felice. Sei felice? Uno sgombro, un pesce serraglio. Però vedi, non si può. Qui, per esempio, c'è, vedi? Ok. Ah, eccola qua, grande. Ok. Ah, bisogna fare con la X, con la X, 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 dai, 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 ciccio. Ah. Un bello sgombretto, vai! Ci
Fa fatica a pescare, eh? Una bella vongoletta. No! No! Ah, è il pesce serra. Grande, allo stufato. Un bel pesce, hai appena trovato un bello grosso, bene, non posso ingoiarlo un po' più. Bonjour, spero che il messaggio che arrivi. Che arrivi l'isola. Cecilia sembra arrabbiata con la sua situazione. A dare il suo messaggio, ma ancora quasi niente che avevi dato questo. Sopravvivere sperduta nella sabbia ti sarà utile. Ah, la lattina del nostro amico. Grazie, eh. Allora. Allora. La carota sicuramente a lei. Poi. Il pesce. Ma facciamo un secondo, un... Sì, sì, c'è proprio la zuppa da fare. Ah no, aspetta un secondo. Ricette. Ok. Facciamo questa. Pesce. Carota e cipolla. Allora, cipolla no, io metterei la, scopriamo, allora, il contenitore, il numero di ingredienti certi che non fanno parte della ricetta, allora io faccio fare... Due pannocchie. No, no, no. No, io farei. Dai, non è possibile tre pesci. Io lo farei con le cipolle, se vi dico la verità. Allora, uno ci siamo. È un po' un casino, raga. Perché poi tre, tra l'altro? Facciamo cipolla. Allora, l'unico che c'era era la carota, era la pannocchia. La pannocchia la mettiamo qua. No, e la pannocchia la mettiamo qua allora. Ok, la pannocchia qua c'è. Quindi invece di questo e le vongole no a volte fa un po' fatica, eh? Le vongole, sì, dai, cuciniamo.
Allora, sicuramente il pesce dobbiamo provarlo. Ok, vediamo un attimo cosa dicono. Buono ma niente di che, 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 buono ma niente di che. Ok, non abbiamo trovato i loro cibi. Quindi lei è il mais, lei mi sa, eh? Sì. Ok. Accampamento dello stufato, ok. Da mangiare è fondamentale. E credo di aver paura che i pomodori rimangono, il resto me l'ha tolto, perché ogni volta ci vuole i semi. Io stavo quasi mangiando lo stufato, eh. Che cricchio. Ci vuole un sistema di irrigazione qua. Vediamo se riusciamo. No. Oh là là! Ma allora, Charles è lui. Il capo. Sì, sì, l'hai già ricevuto un inizio degli altri. Ho trovato Cecilia, fantastico, sono troppo debole. Recupera Teresa, Brenda, Cecil. Ok. Ok, quindi è un viaggio lungo, eh. Me l'ha proprio scritto. Ok. Ok, non ci abbiamo tutto. Ah, lui piaceva i pomodori. Allora, trova e metti in salvo la sarta, trova e metti in salvo la cuoca. Sud-ovest. Sì, fortunatamente comunque mette... la freccetta. Allora mi sta indicando questa, eh? Allora,
Stai calmo che sbaglio sempre il tasto. Dai che dobbiamo pescare. Oh, pescare. Ehi, troppo. Si può andare ancora? Può pescare ancora? Oh! Adesso ho ucciso una zona sorvegliata da una gabbiana. Per ottenere lucente dovresti forse devi sbarazzarti fastidiosi, ma fai attenzione, se un gabbiano viene svegliato c'è cose, attacco. Allora, devo aspettare, eh? Oh. Gabbiano, non andavo a casa più qua. Ah, fortissimo. Ok, allora il gabbiano bisogna farlo svegliare e poi ci si muove, bellissimo. La barricata è finissima, eh? Sei andato gabbiano? Porca, che bel posto qua. Però qua sono solo rocce, eh? C'era anche la spiaggia. Scherzi? Cos'è questa roba fighissima? Canna da zucchero, togliamogli la roba, tanto non è che ce l'ha. Oh,
my god. La lenciola, la spada, sono cerculli. Io in realtà non so che se... Oh, 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 chi è? Poi tra l'altro ho trovato una tipa, non è che mi fermo. Cos'è che c'è qua? Una miner. Una miner. Allora, dobbiamo mangiare. Non... Ok, sta mangiando come un porco. Ho mangiato tutto praticamente. Questo è tosto, questo è tosto. Che cos'è che c'è sotto qua che è da tre? Cos'è che c'è da tre? Dai, vieni. Il Merlin bianco, serio, ho finito tutto. La mia vita, eh. Sicuramente qua ci saranno altri pesci, eh? Lì c'è un geco, credo. Che cos'è questo? Semi di patate. Allora, devo... Pinocolo, canna, merline, canna da zucchero. Allora, bisognerebbe avere tipo un dormi in giro, perché la faccenda che è stanco non porta tante cose buone. Il monte ed è pure scuro. Dovrò fare tipo però una brandina, dico la verità, perché sì, ok, che poi sarebbe diventato troppo facile, però io una brandina l'avrei fatta. La vecchia moneta.
Adesso andiamo a parlare con la signora che c'era là, magari è ancora lì fuori che aspetta. Magari, eh. Voilà. Attiviamo. Oh, gratis. Gratis. Non ci credo. Gratis, bella lì, dai che adesso andiamo a dormire all'accampamento. Dormiamo e ritorniamo là subito. E carote. Andiamo subito a prendere secchio e subito a dormire. Pannocchia veloce, subito. Così non rompe, almeno finisco di... bagnare tutto, sennò poi qua è un casino. Sei serio? Dai, ma non ci credo. Cioè andiamo a dormire, ma che mi sa che quando in fase bassa. Ok. Allora, questo sicuramente a lei. No, questo a lui. A lui. Lei... lei voleva l'ananas. Mais.
poi la melanzana io gliela darei a lui, il merlin a lui e la canna a lui. Niente, a lei solo il mais, lei è proprio amante del mais. Mangiamo. Stai fermo lì, che adesso arrivo con l'acqua, eh. Ogni azione è un... è proprio una... un sacco di fatica, eh? Per fortuna ho la zuppa. Che cavolo, ti ho fatto davanti. Cos'è che è? No, la corda non ce l'ho ancora. Ok, allora, l'unica era questa. Uno da invertire. E cominciamo a vedere se è questo. Melanzana o la carota. Vediamo se è la carota. Esatto, la carota su. Questo non ci siamo proprio. Vediamo così. Uno da invertire allora. Vediamo proprio. E là questo. Proviamo a prendere il mais. No, proviamo a prendere la patata
E vai, lo sgombretto al forno. Ok. Qua non c'è pesce. Qua. Non c'è quello. C'è un po' di questi. Ok, perfetto. Andiamo, andiamocene. No, mi manca la corda. Sì, lei è qua. No. Porca loca, non è gratis. Io credo che era gratis. Pancino pieno. Cosa porca loca, sei fuori, ho mangiato! Non ci posso credere, ragazzi, sbaglio i tasti e mi sono mangiato la roba che doveva servirmi per rimanere qua. Ma non devo fare così. Scimmietta, io non ho saperlo, portavo più cose. Devo ritornare nella grotta dalle scimmiette. Ah, bisogna incastrare qualcosa. Perfetto. La corda. Mi serve un sacco di corda, non so come fare la corda. Sono fermo per la corda. Ok raga, allora sinceramente c'è un botto di roba ed è grandissimo, ma non ho proprio capito che bisogna mettere delle cose, no? Però non si può lanciare, non si può saltare, non si può fare niente come... No, niente, qua non c'è nulla. Ciao. Vediamo di qua. Qua c'è qualcosa però, eh? Non ho
questa finitura, se il cemento giusto vorrei creare un ponte. Ok, quindi questa cosa di creare i ponti non l'abbiamo ancora capita. Secondo me è tutta una questione che bisogna parlare con la tipa adesso, andiamo a parlare con la tipa. Ah, l'ho fatta per fortuna quasi. Ok, bottino lucente non è che da tantissimo, però. Pesce si sta staccando, ma che roba, dai, non posso stancarmi per un pesce, no, ma che pescera, incredibile. Per un pesce, ragazzi, non ci credo. A 4 adesso. Cominciamo a capire quello giusto qual è. È questo. Vedrete. Perfetto. La canna non serve a niente. Possiamo mettere la carota. No, invece vediamo. Ah, stufato di dolce, ma che figata. Allora devo fare le pannocchie per i cosi. Ok, l'ho stufato. Allora, pannocchia per lei, sono sicuro. Facciamo pannocchia per lui, pannocchia per lui. Facciamo pannocchia per tutti e vediamo. Stufato di pannocchie, di mais. Piace. Piace. Lei diventa matta. Ok, quindi mais solo a lei. Perfetto. Thank you.
Caspita, quelli una volta che li raccogli praticamente sono andati. Ok, semi qua. E c'è un altro, eh? No. Già solo a fare questa operazione, raga, vedrete che devo andare a letto a dormire. Porca loca, ho sbagliato ancora. E dai, e tre! E due ancora, porca loca! Ok, diamo doppia acqua a questo che questo a posto. Corda robusta. Caspita, manca la corda, ragazzi, manca la corda. Che c'è per un tot di ore. No, voglio l'ascia. Allora, è un bel pezzo, eh? Ho capito come si fa a rubare anche i gabbiani. No, allora, se il gabbiano è troppo lontano lasciamolo perdere. Pomodoro. Sono risorse però, eh. Ma gratis. Risorsa gratis.
qualcosa c'è di gratuito. Anche meno. La corda, Gio. La corda. Sto cercando un sacco di risorse. Altissimo. Forza, e vieni su pesciolozzo, dai, dai, mamma mia, che mi fai finire ancora come prima il coso. No, in stisola non si può. Non posso assolutamente pescare, è una cosa incredibile, ragazzi, e finiremo ancora male, credo, eh. Ciao mio amore, c'è pollo? Allora, eccola qua, l'abbiamo trovata. Oh, vieni alle... Ciao Teresa, appunto cercando, come è stato padre? Puoi dire che siamo finiti a castigliere tropicali, mi parlo solo per vestita in prima visita. La sessione è vestita in campagna in un'altra isola, se vedete come stanno, non manca solo l'equipaggio, vanno a stare così isolata. E vieni con noi! Torna! Oh, amica mia! C'è quel pesce là che è una cosa incredibile. È veramente incredibile il pesciozzo, perché ragazzi è... Caspita. Butta giù tutta la forza. Amanti della spiaggia, questo glielo regalo al tipo là, aspetta. Secondo me a questo, vediamo. Ah! Ah,
Ah, sei proprio stronzo. E adesso ti offro anche l'altro. Ah! Forte. Allora ho capito a chi possiamo dargli quella. Questo pazzo. Sedia pieghevole, ragazzi, abbiamo la sedia pieghevole. Ah, qua vicino, vedete, si fa tre volte e poi basta. Anche se è appena arrivato. No, non abbiamo nulla. Ci vediamo al prossimo video. Marco Trans Games vi saluta, mi raccomando di iscrivervi al canale di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, le live su Twitch e su YouTube, tutti i mega video che faccio. Ciao ragazzi, alla prossima, mi raccomando di seguire la parte 3 di questo gioco fichissimo che lo faremo insieme, e mi raccomando anche su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, Telegram e tutte le mie live che faccio alle ore 21 tutti i giorni, alle 3 sabato e domenica. Comunque seguite sempre la programmazione, perché a volte cambia, varia o non le faccio, di sabato e domenica tutti i giorni ore 9 su Twitch. Ciao amici.